Ehi! Ragazzi, siamo qua su Fasmofobia. Ho visto che molti la stanno portando. E come faccio? Oddio, qua è già un casino perché... Porca miseria, no, è già sto impazzendo. Ora praticamente dobbiamo fare delle foto al fantasma. Ora praticamente, per chi non conoscesse Fasmofobia, è un nuovo gioco molto... molto bello, stavo dicendo, prima di interrompere tutto quanto. E... oh mio Dio, aiuto. Allora, io a questo gioco non ci ho mai giocato molto, ok? Anzi, ci ho giocato pochissimo a questo gioco e mi serve la chiave, mannaggia a me. Com'è che facevo a lanciare... per favore, come faccio a lanciare la cosa qua? Ok, con G si lancia. Direi, ricordiamocelo tutti con G. Siccome io non ci ho mai giocato a questo gioco, però lo imparerò insieme a voi, ok? Imparerò a giocarci. Perché so che a voi piacciono molto i giochi horror. Almeno a me piacciono, Poi fate voi. E ovviamente mi farebbe piacere, ecco, avervi tutti quanti con me, perché sennò io qua mi cago addosso. E non è molto bello cagarsi addosso. Oh, bene, entriamo in questa casa e caghiamoci un po' di più addosso. Siete contenti? Allora, qua praticamente sappiamo una cosa. Ok, sappiamo che possiamo dire, tipo, se ci senti, dacci un segno. Tipo, queste cose qua, tipo... fammi qualche cosa di strano, veloce, immediatamente. Allora, però qua dobbiamo stare assolutamente attenti, Dunizeni, perché se succede qualcosa... Moriamo, ma questo qua ci uccide. Dobbiamo tenere anche conto della nostra salute mentale. Questo gioco però va giocato in più persone, mannaggia a me. Solo che i miei amici purtroppo non potevano giocarci perché si cagavano addosso chiaramente, no? E quindi questo ok, questa porta è bloccata assolutamente. Allora, proviamo a dire. Io non so però come fare a dire appunto al fantasma, tipo tipo, se ci sei dacci un segno. Se ci sei, dacci un segno. Cioè io non so se tipo devo premere oppure no, capito? Quindi vediamo se ci dà un segno oppure no. È molto importante questa cosa. Io tipo, nella scorsa volta quando ho giocato, il fantasma ha tipo acceso la macchina. Mi pare. Anche, cioè ha anche acceso la macchina oltre che ha fatto altre cose. Qua però purtroppo non c'è assolutamente niente. Dobbiamo andare assolutamente in un'altra stanza adesso. Quindi la cosa che dobbiamo fare noi è fare prima di tutto la foto all'acqua sporca. Quindi, lavandino, ok, questo è lavandino. E qua non c'è ancora l'acqua sporca, purtroppo. Però sapete cosa sarebbe bello? Sarebbe se riuscissimo ad accendere, ok, la luce, ok. Purtroppo però, qua non è che si può tenere tanto la luce accesa. Perché non... purtroppo non funziona così. Sarebbe bello poterla tenere per tanto tempo la luce accesa, ma non funziona così. Dunisiani, è molto importante però cercare di... diciamo, tenere l'attenzione alta, assolutamente altissima. Magari nel frigo c'è qualcosa per me che posso mangiare. Tipo, mentre... oppure, ecco, poi qua se nel caso mi cago addosso, chiaramente per la paura, posso venire assolutamente qua che c'è il cessetto. Per non dire qualcos'altro, perché poi magari non si sa, magari YouTube parte lo sclero e mi dà... mi dice che faccio schifo. Vabbè, può essere, tutto quanto può essere. Quello è addirittura più horror di questo gioco, fidatevi. YouTube che dice fai schifo Dunisti, ti buttiamo giù il canale. Quello è la cosa più horror che possa esistere sulla faccia della terra. Per ora siamo al piano secondo di questa casa e io mi sto iniziando a spaventicchiare perché qua... Allora, fidatevi, non sembra, magari dal video non sembra, ma ci vuole davvero tantissimo coraggio ad andare avanti da soli in questo gioco. Per fortuna... però che ci siete almeno voi qua che mi tenete... mi fate compagnia. Ma perché qua c'è un osso, scusate? No, vabbè, ma cos'è sta roba? Mi sto cagando. Non so se si fosse... aiuto! Non... allora, io mi sto iniziando a sentire male, ok? Perché, no, dico per la paura più che altro. Non è che mi sento male. Cioè, non è che sto impazzendo così di questo tipo. Sia mai. Però purtroppo qua ancora l'acqua sporca non c'è. Allora, se mi senti... dammi un segno. Se mi senti, sporca l'acqua. Se mi senti, sporca l'acqua. Dammi un segno. Ho paura. Magari funziona così, non so. Perché io so che in teoria dovrebbe funzionare così. Questo gioco l'ho trovato da Lion. Io ovviamente lo seguo, come voi tutti già ormai sapete. Assolutamente, e ho trovato grazie a Lion. E poi sono andato un po' in giro a cercare su YouTube Italia e ho visto che molti lo portano. Penso che sia stato lui il primo a portarlo, quindi penso, e poi dopo non vorrei dire cavolate, però
seguendo io Lion, insomma, so che l'ha fatto anche lui. Quindi lo ringrazio molto per questo gioco, perché non avrei mai scoperto se non fosse stato per lui, anche se è molto cagogeno come gioco. Molto cagogeno, devo dire. Ok, vediamo se qua sporca l'acqua. Sporchi l'acqua, per favore, vai. Dai, per favore, sporca quest'acqua, che devo fare la foto. Su, che io qua mi sta prendendo l'ansia da... Mamma mia, oh. No, non sta sporcando niente. Oh, signor fantasma, non mi faccio arrabbiare, perché sennò poi dopo... Guardi che qua va a finire, ma... Avete visto tutti, vero? Sporca l'acqua. Ho paura. Qua l'attività sarà altissima, raga. Allora, praticamente c'era la porta che si è mossa. Ok, così. Bisogna stare attenti, ragazzi. Ehi, attenzione. Allora, ho paura. Se ci sei, dammi un segno. Ragazzi. Ragazzi, per l'amore di Dio. Ragazzi. Ho visto la porta muoversi. Signor fantasmino. Ok, allora mi devo ricordare che col tasto destro del mouse si fa la foto, e non le devo fare assolutamente a caso. Però io devo tenere la fotocamera in mano, perché così riesco a fare la foto al fantasma. E nel caso riesco a fare la foto al fantasma senza magari colpire il microfono, mannaggia a me, perché questa cosa chiaramente va detta. Attenzione. Ho paura. Vabbè, giusto per dire qualcosa, no? Ok, vediamo se questo invece funziona. Oh, guarda che se... No, mi sta pigliando... Cioè, veramente, mi sta prendendo tanto male questa cosa. Come sto parlando poi, madonna? No, ragazzi, si sente che... No, cosa... No. Voi avete visto. Allora, secondo me è stata la tenda. Cioè, forse mi sto spaventando da solo, però può essere stata la tenda. Allora, cerchiamo di stare tranquilli, perché non è ancora successo niente. Stiamo calmi. Allora, non spaventiamoci così tanto, perché non serve a niente. Allora, questa paura, chiaramente, non è utile finché magari non serve per scappare. Allora, in quel caso sì, però adesso non ci sono segni che noi dobbiamo scappare. Quindi possiamo anche stare tranquilli finché non ci farà cagare addosso il fantasma. Ok, adesso fatemi dire una cosa, quindi sarò un po' in silenzio. Se ci sei, dammi un segno. Ho paura. Raga, no, mi sta prendendo male. No, No, io no, mi sto sentendo male, ragazzi. No, io non sto scherzando, cioè seriamente mi sto... Allora, manteniamo la calma, allora. Mi sto sentendo molto male. Allora, io non so cosa ho visto. Poteva essere benissimo una cosa strana, un fantasma, come poteva benissimo essere anche qualcos'altro. Non ne ho la più pallida idea. Però io invece qua, cosa ho qua? Allora, io direi di posare un attimo questa, perché non mi serve a niente con la G, ok. Poi prendere questo, perché questo qua mi serve per... No, non è questo, scherzavo. Volevo... Ecco, questo qua. Come si fa? Ok, con questo. Ok, perfetto, l'ho preso. Questo qua serve un sacco per, appunto, vedere se c'è qualche sintomo, qualche fantasma nella casa, per non dire qualcos'altro. Insomma, qualche fantasma che ci vuole entrare. Sto sentendo i miei passi, mi sto spaventando, per i miei passi. Comunque questa qua sta facendo un casino che ne basta solo la metà. No, scusate, ah, santa, ma... No, raga, no. Cioè, non mi potete far fare sti giochi da solo. Cioè, io spero che i miei amici stiano vedendo. Ehi, ho sentito qualcosa. Non per dire. No. Ho paura. E come se ho paura adesso, però veramente ho paura. Perché finora io non ho avuto assolutamente paura. Però questo gioco mi sta prendendo davvero tanto. E purtroppo, ahimè, mannaggia la man... Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo una brutta cosa. No, assolutamente no, non dite le brutte cose, mannaggia. Stiamo attenti però, perché il fantasma potrebbe aggirarsi qua. Io li chiamo fantasmi perché possono essere, insomma, fantasmi o altre cose di questo tipo, ma non so che cosa sia esattamente. Perché dobbiamo capirlo, e questo è lo scopo del gioco, capire qual è il fantasma
Mi pare, no? Cioè, pare sia questo lo scopo del gioco. E qua c'è una bellissima stanza di un bambino. Oh, che carino. Ho paura, ho ufficialmente paura. Ragazzi, io mi sto cagando addosso. Se io vedo adesso qualcuno, io ve lo dico, tiro uno di quegli urli. Ma uno di quegli urli. No, 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 raga, no, 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 mi potete fare sti... No, 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 mi potete far fare sti giochi, ragazzi, per favore, no. No, non scherziamo, allora, no, no, no. Questi giochi, no, no, non riesco. Allora, io no, è difficile da spiegare, ok? Ma ti riesce a far sentire talmente tanto dentro l'ambiente che tu ti caghi addosso in una maniera, ma veramente garantito, no? È garantito che ti caghi addosso. Cioè, tu stai cercando un gioco horror. Prendi questa fasmofobia. Ti caghi addosso in 3 secondi. Forse all'inizio dici, vabbè, ok, tranquillo, non succede niente. Ma poi quando vedi le prime cose, porca miseria, no, la è la fine, la è la fine assolutamente. Ho paura, allora, vediamo un attimo. Adesso silenzio, Se ci sei, dammi un segno. Fatti vedere. Voglio vederti. È che, ragazzi, io non so nemmeno come si chiama lui, perché se io sapessi come si chiama, sarebbe un altro conto, chiaramente. Ok. Cerchiamo di tenere prima di tutto questo in mano. Però adesso se mi appare davanti e io non riesco a fargli la foto, mi arrabbio poi. Questa parte... questa porta non riesco ad aprirla. E non voglio nemmeno aprirla ora che ci penso, no? Perché sinceramente ora... ma già, ma quando mai? Ma per l'amore del santo patrono. Ragazzi, ho scoperto il suo nome. Lei si dovrebbe chiamare Helen Thomas. Helen Thomas. Allora, io sto cercando di pronunciarla. Ok, sto cercando di pronunciarla all'americano, ok? Come si pronuncierebbe il suo nome in inglese americano? Perché forse funziona, capito? Helen Thomas. Una roba di questo tipo dovrebbe essere. Mi sto abbastanza imbarazzando per questa cosa che sto facendo, perché non è normale che uno tipo si metta a pronunciare. Ok, aspetta, cerchiamo di parlare con lei. Allora, Helen Thomas, io so chi sei. Fatti vedere. Helen Thomas, fai schifo. Ragazzi dobbiamo cercare di far arrabbiare, ok? Perché più cerchiamo di farla arrabbiare, più questa qua ci dà segni di evidenza paranormale. Noi praticamente possiamo vedere, quindi di conseguenza possiamo, come dire, beh, insomma, e cercare di completare il gioco. Io direi di mettere un attimo qua sotto. Come si fa a mettere con la G? No, no, non si mette così. Si metteva con la F, ok, perfetto. Poi, praticamente, ho visto qualcosa? O no? Ok, allora, vediamo. Helen Thomas, scrivi. Helen Thomas, puoi scrivere? Helen Thomas, ho paura. Helen Thomas, dammi un segno. Helen Thomas. Where are you? Give me a sign, please. Scusate, ma perché io sto parlando in inglese tutto ad un tratto? Sto impazzendo. Vedete che sto entrando un sacco nella parte. Vedete che questa cosa non è normale. E soprattutto, ho sentito una cosa. No, no, raga, adesso qua io tiro uno di quegli urli, perché qua praticamente questi brutti schifosi hanno fatto talmente tanto in modo ST, diciamo, STR, questo gioco, che praticamente tu, quando ti giri, non capisci più dove sei. Praticamente tu ti giri ed è una cosa veramente orribile, perché veramente hai una stanza da qualsiasi parte, quindi tipo non hai un muro dove ti dici, ok, mi metto dietro e ora cerco di stare un po' più tranquillo. Assolutamente no. Quindi Helen Thomas, dammi un segno. Helen Thomas, sono nella stanza del bambino. Santa Maria. E non è stato nemmeno un fantasma, ragazzi, per dire. Allora, cerchiamo di stare tranquilli, no? Perché io qua...
Allora, io qua mi... Altro che sto... mi sto cagando addosso. Qua io, ragazzi, sto proprio raggiungendo proprio situazioni veramente assurde. Che qua io veramente... Ehi, Thomas! Fatti vedere! Mannaggia, io ho letto che questa qua, questa brutta bacucca, non si fa seguire. Cioè, nel senso, tu la chiami e non si fa vedere, capito? E questo è il problema di questo fantasma. Scusate, ma questo osso, che cos'è? Helen Thomas, ho trovato un osso. Helen Thomas, osso. Helen Thomas, osso. Non lo so, sto cercando di usare tante frasi, capito? Ragazzi, per vedere se mi dà qualcosa... Ho trovato la foto dell'acqua sporca. Perfetto, abbiamo fatto almeno una cosa. Oh mio Dio. Questa cosa è buona, quindi. Helen Thomas, se ci sei, fatti vedere. Oh, cos'è stata questa roba? Helen Thomas, ho paura. Vediamo se da qua si può vedere diciamo l'attività. Cerchiamo di non cagarci addosso. Vedete, ragazzi, che io mi sto assolutamente preoccupando in una maniera assurda. Perché qua io veramente non ho mai vissuto una cosa di questo tipo. Io un gioco così non ho mai giocato. Mi cago addosso in una maniera pazzesca. È proprio una cosa pazzurda qua. Cioè, non vorrei dirvi, però veramente non... Cioè, allora, io quando faccio le urla, io non le faccio per finta. Io veramente mi cago addosso. Proprio, ma proprio una maniera proprio tutto quanto. È una roba orribile. Allora, vediamo se ha scritto questa brutta bacucca. Allora, Helen Thomas, mi stai facendo arrabbiare. Fai schifo. Non so, non mi pare abbia scritto comunque qua. Questo potrebbe essere un problema, ma sapete cosa faccio adesso? Io prendo questa cosa qua perché è molto importante. Adesso io ho un'idea, ragazzi. Dobbiamo portare questo diario sopra. Perché dici... voi vi starete chiedendo, Dunis, ma perché sopra? Perché avete presente dove ha fatto vedere l'acqua sporca? Secondo me lei si trova in quella stanza, in quella parte là. Per forza, deve essere legata a quella parte. Per forza. Quindi adesso cerchiamo di provocarla. Cosa c***o? Ehi! No. Apriti immediatamente. No, raga. Queste cose no. Questa qua ci ammazza adesso, cioè. Allora, non so se si sente, ma io qua veramente mi sono fatto un male alla gola. Ragazzi, noto che l'attività è molto alta. Io ho fatto una pausa perché veramente non... Cioè, è andata a finire veramente male con quell'urlo. Mi sono sentito proprio tutto quanto la gola qua. È stata veramente una cosa terribile. E c'è qualcuno? Qua ha attivato tutto, raga. Qua ha attivato tutto. Se tiro un altro urlo di quello, perdo le corde vocali, io ve lo dico. Quindi cerchiamo di non urlare magari la prossima volta. Sarebbe una buona idea, Dunis. Ah... Cosa dici? Fai schifo? Sì, lo so. Puzzi, dammi un segno. Fatti vedere. Helen Thomas, fatti vedere. Se sentite che la mia voce si abbassa è perché ho una paura. Ma una paura assurda. Ma proprio una roba che... Porca miseria, manco 37.000 cessi funziona. No. Che cosa... Allora, Helen Thomas, basta. Io qua tiro un altro urlo, ve lo dico, Allora, però io qua dovevo mettere F, forza, metti. Ok, Helen Thomas, puoi scrivere? No. Qua mi cago. Allora, prima di tutto andiamo. Cosa dici? Ok, perfetto, ho spento questa radio di S. Cioè, nel senso di schifo, perché io veramente qua non è possibile. Allora, Helen Thomas, mi fai arrabbiare. Non so se vanno bene queste frasi. Allora, Helen Thomas, se ci sei, dammi un segno. Vediamo l'attività da qua, ma non si può vedere benissimo l'attività, purtroppo. Allora, cerchiamo di restare calmi però, ragazzi, perché come la scorsa volta assolutamente no. Prima c'è stato assolutamente un fenomeno paranormale, ma mai più essere così cagoni, Mai più, cioè, è stata una roba veramente pazzesca. Poi dopo mi rovino le corde vocali, non va bene.
Cioè, no, se, no, raga, seriamente, io lì mi sono di Madonna, ma porca miseria. Non voglio ricordarmi, guardate, non voglio assolutamente ricordarmi. Allora, io direi che siccome qua mi sto mi sta ritornando a proprio a sentirmi male, ma davvero, perché qua Aaron Thomas, ci sei? Aaron Thomas, se ci sei, cosa ha fatto? Raga, no, 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 cioè, non, io sto cercando di mantenere la calma, ma qua è veramente difficile. Perché no, 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 cioè, seriamente, io sto sentendo i rumori, le cose, non riesco nemmeno più a parlare. È veramente un casino assurdo. Aaron Thomas, fatti vedere. Aaron Thomas, fatti vedere. Adesso mi sta facendo arrabbiare, però, perché non è possibile. Aaron Thomas, Aaron Thomas, sono qua. Aaron Thomas, ho paura. Aaron Thomas, fatti vedere. Ora non mi spavento più, ragazzi. Cioè, adesso vedete. Aaron Thomas, puoi scrivere? Fai qualcosa. Fai schifo. Oltre a fare schifo, puoi fare qualcosa, Aaron Thomas? Oppure te lo devo chiedere per favore? Non lo so, magari devo chiamare qualche altra entità. Non lo so, magari devo parlare con il tuo amico, nonché collega. Cosa ho detto? Non so, non volevo dire niente di tutto ciò. Voi avete sentito questo rumore, vero? Io spero che voi sentiate questi rumori, perché se li sentite potete capire la mia ansia assurda. Però Aaron Thomas, adesso fatti vedere. Ti devo fare la foto, veloce però. Allora, Aaron Thomas, se ci sei, dammi un segno. Allora, ragazzi, cerchiamo di mantenere qua la pazienza e cerchiamo anche e soprattutto di non cagarci addosso, che è la scelta migliore. Io adesso sto cercando di parlare a voce più bassa, perché così almeno cerco di preservarmi le corde vocali, no? Perché sappiamo benissimo tutti quanti, perché attirare quell'urlo poi dopo... No. Non è stato bello, ecco, purtroppo, ahimè. Perché poi dopo davvero mi ha fatto male tutto qua, veramente, ragazzi, è stata una roba pazzesca. Ma perché? Cioè, io non l'ho fatto apposta, ovviamente, perché quando tu ti spaventi non è che lo fai apposta, vero? Cioè, non è che tu vai lì e fai apposta, urli come un pazzo psicopatico. Oppure, perlomeno, quando uno fa finta, no, non si fa male alle corde vocali. Questo è sicuro, perché uno quando fa finta fa un urlo più contenuto, di sicuro non uno di quegli urli che, tipo, sì, sono salvavita, ma meno salvavita per le corde vocali, poverine. Io ho dovuto anche bere un po' d'acqua, perché... Allora, Aaron Thomas, se ci sei, dammi un segno. Aaron Thomas, fatti vedere, No, raga, io qua... Allora, Aaron Thomas, fatti vedere. Aaron Thomas, puoi scrivere? Sei qui? Ti vedo. Ehi! Cosa c'è? No, raga, vedete, sono molto più calmo ora. Se qua tiro un altro di quegli urli, se mi si fa vedere davanti, allora no, cerchiamo di stare tranquilli. Aaron Thomas, ho paura. Raga, e io qua sto zitto perché voglio vedere quello che lei mi fa. Perché io devo assolutamente avere qualche prova di, no, capito, paranormale. Cerchiamo di spegnere questa qua, perché tanto ormai l'acqua, ormai noi l'abbiamo già presa, capito? Capite cosa intendo io? Cioè, nel senso, non ha più senso che teniamo l'acqua accesa, siccome abbiamo già fatto la foto dell'acqua sporca, e questa cosa è molto buona. Comunque, Aaron Thomas, se ci sei, dammi un segno. Dammi un segno. Ehi, hey. Aaron Thomas, Aaron Thomas, se ci sei, dammi un segno. No, non mi pare ci sia. Comunque, vedete che sempre in questa camera succede qualcosa di strano. Che è successo qua? Avete sentito tutti, vero, questo rumore? Io ho sentito un rumore. Poi, se voi non l'avete sentito, problemi vostri, eh. Scherzo, naturalmente, vi voglio bene. Mua. È proprio perché state vedendo fino a questo punto del video che, mamma mia, voglio un sacco di bene. Però adesso, raga, prendiamo e andiamocene, perché altre evidenze paranormali. Porco il... No, raga, non... Aaron Thomas, andiamocene via.
prima che questa qua ci ammazzi. No, perché non è possibile. Ragazzi, aiuto. Aiuto. Aiuto, raga. Allora. Madonna. No, cioè non... Questi qua vogliono farmi venire, non lo so, qualche strano colpo di cuore. Perché, Donizani, purtroppo non siamo riusciti a fare la foto del fantasma. Siamo riusciti a fare la foto dell'acqua sporca, ma del fantasma assolutamente no. Almeno quella però dell'acqua sporca ce l'abbiamo. Pensate se non avevamo nemmeno quella. Sarebbe stato orribile. Invece ce l'abbiamo fatto, almeno quello. Io spero davvero che vi sia piaciuto, spero che... No, eh? Avete capito? Belli, mua, proprio. Perché a me questo gioco mi sta, porca miseria, mi sta piacendo un sacco. Spero anche di poterlo portare insieme ai miei altri amici. Vedete che ci divertiremo un sacco a trovare e a cacciare i fantasmi ed altre cose super paranormali. Perché avete visto nel libro, questo qua, che ce ne sono davvero una miriade, una maniera, una cosa pazzesca proprio. E quindi sono contento di poter iniziare questa nuova avventura di caccia fantasmi insieme a voi. Quindi, Donisiani, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete Dunis non cagarti. Perché chiaramente mi serve una cosa di questo tipo, fidatevi, perché qua io mi sono proprio cagato in una maniera pazzesca, veramente. Oh, mamma mia, vabbè, ci vediamo al prossimo video. Ciao, Donisiani.